recente abbiamo avuto l'aggiornamento, la pubblicazione dello studio RTOG 9601, quindi nell'ambito della malattia recidiva dopo prostatectomia. I pazienti erano candidati alla radioterapia oppure alla radioterapia in associazione alla bicalutamide 150 mg per 24 mesi e fondamentalmente quello che si è visto è che chi utilizzava la bicalutamide insieme alla radioterapia aveva un vantaggio in termini di sopravvivenza globale. Pertanto quello che noi abbiamo inserito nelle linee guida è la raccomandazione alla possibilità di considerare l'associazione della terapia ormonale con bicalutamide alla radioterapia in questi pazienti. E poi quello che abbiamo inserito è il dato importante proveniente dagli studi Latitude e Stampede in merito alla possibilità di utilizzare abiraterone acetato in associazione alla terapia androgeno deprivativa nei pazienti con malattia ormonosensibile metastatica alla diagnosi. Ad oggi questo farmaco è registrato solo nella malattia resistente alla castrazione in Italia, quindi si può ottenere secondo regime off-label, ma sicuramente sarà importante nei prossimi mesi riuscire ad avere questo farmaco anche nella malattia ormonosensibile. In base a quelli che sono i dati recenti presentati all'ESMO e quindi a cercare di capire se nella fase ormonosensibile della malattia metastatica ci sono pazienti che possono beneficiare della docetaxel o di abiraterone, abbiamo concluso dicendo che sicuramente quello che sarà un quesito del prossimo anno e quindi una sfida di chi si occupa di carcinoma della prostata sarà proprio capire se è meglio la chemioterapia o l'abiraterone in questo setting di pazienti.